Radio Radicale, siamo con il deputato Paolo Lattanzio del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Infanzia, per parlare della giornata internazionale dei bambini scomparsi. Allora, il tema è di grande attualità perché, come abbiamo visto con la guerra russo-ucraina, molti bambini sono scomparsi. Abbiamo visto addirittura dei bambini arrivare senza genitori al confine tra l'Ucraina e la Polonia. Si parla di deportazioni forzate di bambini in Russia, ma la cosa riguarda tutto il pianeta ovviamente, perché scompaiono bambini, ci sono stati casi di cronaca che ricordano tutti, bambine sparite nei boschi, altre forse rapite di cui non si è saputo più niente. Allora, che tipo di riflessione avete fatto quest'anno e soprattutto nel momento in cui l'allarme è più forte, perché oggi ci troviamo di fronte a delle sparizioni di massa? Sì, quest'anno il tema è particolarmente attuale, sciaguratamente attuale, perché ce lo raccontano, lo vediamo quotidianamente dopo 3 mesi di guerra, di sciagurata guerra. Noi abbiamo dei movimenti a livello europeo enormi di adulti, circa 120.000 sono a ieri sera i profughi arrivati in Italia, di cui 40.000 sono minori. Qual è il rischio che noi vogliamo raccontare e sviscerare in questa giornata internazionale per i bambini scomparsi? Il rischio è che molti di loro non arrivino mai a destinazione, rischio primario, cioè che una volta lasciato il paese d'origine a causa dei bombardamenti e della tragedia della guerra si perdano le loro tracce. Questo è legato, come denunciava anche il professor Caffo, che presiede Telefono Azzurro, che August Telefono Azzurro, è legato alla mancanza di una registrazione biometrica in uscita dall'Ucraina, e io aggiungo anche per i bambini che arrivano a destinazione alla mancanza di una checklist sociosanitaria in grado di tracciare le fragilità che poi hanno questi bambini che noi prendiamo in carico nei vari paesi europei. Poi ci sono i bambini spostati forzatamente, non mi piace usare il termine deportati, in Russia, e anche qui sono bambini che arrivano senza genitori, senza riferimenti educativi, pedagogici di nessun tipo. E poi abbiamo una terza fattispecie che ci preoccupa anche in Italia, perché sui 40.000 bambini che abbiamo accolto, 40.000 minori di età, 26.000 sono stati introdotti nella scuola italiana e gli altri 14.000 sono in una situazione di limbo, vuoi perché i genitori con cui sono arrivati non li hanno ancora iscritti alle scuole, vuoi perché sono piccoli, vuoi perché non stanno frequentando. Questo è un problema che il nostro paese si deve porre con forza alla luce del fatto che fra 3 mesi si apre un nuovo anno scolastico. E noi dobbiamo essere in grado di garantire, come la Convenzione ONU vuole e impone agli stati il rispetto del diritto all'istruzione. Quindi cosa serve in questa fase? Un raccordo europeo per tracciare tutti i bambini, e venerdì ci sarà un'importante riunione a Varsavia per stabilire le linee guida europee, fondi per la scuola ovviamente e per i comuni che fanno il grosso del lavoro sull'accoglienza, ma ci vuole anche una collaborazione importante con la società civile, perché il terzo settore e il privato sociale hanno un ruolo fondamentale nella gestione sana dell'accoglienza in questo momento. E cosa fa l'UNICEF? UNICEF e Telefono Azzurro lavorano insieme in questa fase e hanno avviato un percorso molto utile, diciamo, di esternalizzazione delle frontiere, cioè portano la fase di registrazione, di presa in carico e di spiegazione dei servizi a cui i bambini e le bambine hanno diritto in Italia direttamente alla frontiera, all'esterno delle frontiere italiane. E questo è un intervento fondamentale che ci permette, come sistema paese, di intercettarli subito e di fargli capire quali sono i diritti e di andare a verificare le situazioni di vulnerabilità dove c'è bisogno di intervenire. Chiaramente è un'attività fondamentale che politicamente noi spingiamo come Intergruppo Infanzia e come Commissione Infanzia ed Adolescenza, spingiamo affinché diventi sempre più un tratto caratterizzante dell'intera politica europea e italiana di risposta alle guerre. Dovrebbe quasi diventare il tratto caratterizzante il contributo italiano. L'allarme più grosso, oltre all'Ucraina, in quale altro continente lo troviamo?
L'allarme è culturale ed è diffuso. La speranza che io ho è quella che tutti i bambini e le bambine possano godere in futuro, nelle future crisi, nelle situazioni di crisi già in corso, di questo livello di accoglienza. Anche per i bambini non europei, anche per i bambini non biondi e con gli occhi azzurri, come sono la maggior parte degli ucraini. Cioè che questa risposta forte, coraggiosa e importante del nostro paese vada a regime per tutti quanti. E mi viene da pensare ovviamente ai bambini che arrivano via mare, solcando le acque del Mediterraneo, quindi dall'Africa attraverso quella rotta, come anche ai bambini che arrivano da Siria e Afghanistan attraverso la rotta balcanica, dove sicuramente il livello di anche politico di accettazione e di accoglienza non è stato così aperto. I bambini e le bambine sono tutelati tutti senza distinzione di etnia, razza, religione, appartenenza sociale dalle convenzioni internazionali, e l'Italia dovrebbe fare di questa apertura e della messa a regime di questo sistema di accoglienza il proprio fiore all'occhiello. Il rischio di una carestia mondiale potrebbe aggravare ancora di più questo tipo di... Assolutamente sì, perché la pressione che la scelta della guerra di Putin sta portando su tutto il mondo riguarda ovviamente, come al solito, chi si trova già in situazioni di grande difficoltà e di grande disagio, quindi chi ha problemi negli approvvigionamenti degli elementi più naturali per la propria alimentazione, per la propria nutrizione. Quindi è più che ben prevedibile che i paesi dell'Africa possano subire queste conseguenze, e di conseguenza i percorsi migratori rischiano di essere ancora più numerosi e di riguardare sempre di più coloro che sono i più piccoli e i più fragili, con le conseguenze nefaste che abbiamo ben presenti. Bene, io la ringrazio molto per aver ricordato questo tema. Ringrazio Paolo Lattanzio, capogruppo in commissione commissione bicamerale sull'infanzia, col quale abbiamo parlato della giornata internazionale dei bambini scomparsi. Grazie.